Lui respira. Lui respira dell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica. Ma un cuore umano ha, ragazzi. Oggi mi sa che abbiamo già smarmellato un po' l'idea della trasmissione. Buongiorno, Biblio Boom, 10 e 32 minuti primi con Helios affrontare questa meravigliosa mattinata insieme ai ragazzi della biblioteca. Buongiorno Francesco, benvenuti anche a tutti i nostri ascoltatori. Siamo a 20, ventesima puntata Biblio Boom Sesto Network. Come dicevi te, oggi puntata un po' particolare. Lasciamo un attimino in disparte i libri solamente per questa puntata e ci soffermiamo su film di animazione, cartoni animati, e quindi abbiamo voluto così buttarla un po'. Fare una cosa simpatica facendo ascoltare un pezzetto della sigla di UFO Robot. Chi non l'ha cantata almeno quelle mille volte un pezzetto di UFO Robot? Diciamo che parliamo a gente degli anni 80, nel senso che negli anni 80, però ho visto che alcuni canali ogni tanto danno dei piccoli assaggi di UFO Robot. UFO Robot, questo meraviglioso personaggio che ci ha resi, siamo riusciti finalmente ad avere dei confronti rispetto ad altri cartoni di animazione che in quei periodi erano un po' più tristi. Io ricordo Heidi, ricordo Remy, comunque questi personaggi senza genitori. Invece con UFO Robot c'è stato un po' la nostra rinascita, no? La forza, il combattere il nemico, insomma, lo ricordo con vero piacere. Sì, hai ragione. Se ripensi un po' a tutti i cartoni animati che c'erano negli anni 80, erano delle tragedie in atto. C'erano chi perdeva una roba, chi perdeva l'altro, naufraghi su isole deserte che non tornavano più, cani che sparivano, Belle Sebastian. Era tutto una mezza tragedia. Adesso sì. sono totalmente diversi i cartoni animati. Poi, se ti ricordi, anni 80. Tornavi alle 4:30, uscivi da scuola velocissimo, c'era bim bum bam, due cartoni, poi c'era un altro cartone alle 8 e fine della storia. Adesso ci sono 20 canali dove possono guardarsi i cartoni animati dalle 9 di mattina a mezzanotte. Sì, è proprio un altro mondo, che poi non ho mai capito perché facevano vedere il cartone animato alle 8 quando c'era anche il telegiornale, che in ogni casa di tutti gli italiani c'era una guerra in atto, no, tra padri e figli per vedere il telegiornale in cartoni. Io ricordo i quattro canali dove c'era il primo canale, il secondo canale e poi non c'era nient'altro, e poi avevamo altri due tasti alla televisione e basta. Però la cosa carina è che ricordo già una televisione a colori, e poi ricordo l'evoluzione è stata l'acquisto di una televisione che aveva un telecomando che era grande quanto un mattone, però da iniziavamo a fare i primi cambi programmi da seduti, finché poi effettivamente non c'è stata l'evoluzione. Io ricordo un fresco su Rai 1 alle 5 del pomeriggio dove seguivo questo cartone Remy e basta. Poi vabbè, bim bum bam, da un po' più eravamo un po' più grandini, cioè grandini vuol dire entro gli 8 anni. E poi niente, però da grande devo dire che in quei periodi c'erano dei meravigliosi animatori, meravigliosi registi, scenografi. Io ricordo Emanuele Luzzati che è un genovese. Ma un fantastico, un bravissimo animatore. Lui è stato scenografo più che altro, però ha fatto un sacco di cartoni animati. Proprio l'animazione era il suo grande. Riteneva che il suo tipo di disegni e di temi fosse necessario per un'animazione diversa da quella sul naturale. Infatti, se noi andiamo a vedere dei suoi cartoni animati che troviamo tranquillamente su internet e su YouTube, sono meravigliosi, ma sono veramente diversi. Noi stiamo parlando di un
due volte candidato al premio Oscar come migliore sceneggiatura, scenografia. Noi stiamo parlando della Gazza Ladra del 1964 e di Pulcinella del 1973. Io non voglio spendere più parole, vorrei che tutti coloro che ci stanno ascoltando andassero su YouTube a vedere un po' questo, secondo me, grande, grande, veramente animatore. Sì, è vero, cioè, preparando questa trasmissione, la trasmissione di oggi, siamo andati a riscoprire un po' tutte queste cose che avevamo messo un po' nel dimenticatoio. Abbiamo scoperto che una volta, parliamo di una ventina d'anni fa, era proprio un altro mondo il discorso dell'animazione. Se penso anche ai cartoni animati che guardavo io da ragazzino, sto parlando, il mio preferito in assoluto era Conan, il ragazzo del futuro. E poi ce n'era anche un altro che conosceranno sicuramente tutti, che è Lupin. Assolutamente. Che erano stati creati da niente poco di meno che Miyazaki, che è uno dei disegnatori attualmente ancora più famosi del Giappone. Quindi ma penso nel mondo, una ricerca, penso nel mondo, infatti sì, ha vinto anche dei premi Oscar. Questo per far capire che era proprio tutta un'altra concezione dell'animazione, dei disegni, veniva data veramente tantissima importanza ai disegni, alle immagini che passavano sugli schermi. Vabbè, però di questo ne parliamo dopo. Magari adesso un pochino si è perso. Però ne parliamo dopo, perché abbiamo la nostra Francesca dopo, che ha preparato un bel tributo a Miyazaki con una serie di consigli, ma questo dopo. Io volevo tornare e poi andare avanti, perché oggi abbiamo ospiti, abbiamo un sacco di cose che dobbiamo fare. Volevo tornare un attimo all'animazione italiana, perché non dobbiamo dimenticarci di Enzo Dalò. Enzo Dalò, un appassionato musicista, ma ad un certo punto regista e sceneggiatore di serie televisive e di animazioni. Nel 96 Helios esce con un capolavoro che diventa veramente mondiale, che è La Freccia Azzurra. Freccia Azzurra è un bellissimo cartone animato, ma non solo, non si ferma lì, perché nel 98 esce con il suo successo, secondo me quello più che lo ha reso più famoso, che è La Gabbianella e il Gatto, basato sul romanzo di Sepulveda, storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, e lì veramente fantastico. Ma esce ancora poi con Pinocchio, poi esce con Momo alla conquista del tempo, Opopomoz, bello, allora veramente, no, e nel 2017 con Pipì, Pupù e Rosmarina e il mistero delle note rapite. È una serie TV che, se riuscite, veramente recuperatela e vedete, perché ci sono le meravigliose grafiche, i disegni di Anna Laura Cantone, fantastica illustratrice italiana, e le musiche sono di Daniele Di Gregorio. Oh ragazzi, nel senso che mi piacerebbe parlare, perché poi questo è un po' il nostro mondo, no? Noi tutti questi meravigliosi cartoni ce li abbiamo anche in prestito nelle nostre biblioteche, perciò, e poi li conosciamo, li abbiamo studiati, soprattutto perché noi facciamo animazione nei nostri laboratori, e prima di fare animazione devi fare un minimo studio. Eh sì, tu potresti stare qua ore a parlare di... Sì, no, beh, dal punto di vista cinematografico, diciamo, la sai lunga, nei fatti di lavori, di produzioni nelle scuole, cartoni animati, quindi è proprio piacevole starti ad ascoltare. Un'altra cosa volevo dire, che oggi parleremo sì di film di animazione, non solo per piccini, ma anche faremo un discorso sui fumetti, che molto spesso viaggiano di pari passo. Ci sono fumetti da cui hanno tratto film e viceversa. Quindi faremo un accenno anche a questo argomento. Fra, cosa dici? Partiamo con la prima canzone? E vai, dai, annunciala, dai, oggi la annunci tu. Oggi l'annuncio io, People Have the Power. Ecco qua, rientriamo, meravigliose le musiche scelte da Helios oggi, fantastico, fantastica playlist. Devo dire che secondo me Helios, a casa tua è rientrata la ragazzina, perché non ci posso credere, musica fantastica. Eh sì.
Come è fatta ad accorgersi? Siamo ripiombati negli anni 70-80? In effetti sì, prima quando Anita, mia figlia, sicuramente è più sul pezzo, più su musiche moderne. Però voglio... Allora, voglio... Che dici? Sono emozionato perché ospite oggi abbiamo un cultore, però è giusto che tu presenta il nostro ospite di oggi. Vai Elios. Allora... l'ospite è un gran mi fa molto piacere essere riuscito a tirarlo dentro in Bibbio Boom. È un mio caro amico, papà di una compagna di mia figlia. Ciao Flavio, ben arrivato. Ciao a tutti. Ciao Flavio, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Come va con le videochiamate di tua figlia? Classroom, mica classroom. Qua siamo tutti e tre invasi da videochiamate, video lezioni con la scuola. Ultimamente è un casino, veramente. Siamo tutti in mezzo alla tecnologia, a un qualcosa che fino a un po' di tempo fa non ci avrei mai creduto. Me l'avessero detto, non ci avrei creduto. Le hai imparate tutte le regole del perimetro, del lato, dei trapezi? Sì, sulla geometria vado abbastanza forte, tutto il resto niente, però... Però vorrei dire una cosa, che oramai il mio sguardo, guardando verso l'orizzonte, vede una fine, almeno per questo periodo, che è vicina. Ragazzi, due settimane, lo ripeto ad alta voce, 2 settimane e abbiamo chiuso questo periodo scolastico. Devo dire che i genitori, ma soprattutto i ragazzi, si sono comportati veramente bene e sono stati bravissimi. Bravissimi perché non è semplice. Una cosa è la lezione... front con le sensibilità, le emozioni che vengono espresse dalle parole nella stessa stanza. Altro è la video lezione. Perciò bravi tutti, anche le insegnanti, devo dire. Sì, è stato una novità per tutti, piombata dal cielo e all'improvviso, e sono stati bravi tutti a ingegnarsi, perché comunque anche le bambini e gli alunni non è semplice. Almeno io parlo per la mia, ma penso che anche tu, Flavio, poi possa dire la stessa cosa. Sì, naturalmente ho notato che i giovani sono molto più elastici, ecco, nelle novità sicuramente rispetto a noi si adattano più velocemente. Sì, quello è poco ma sicuro. Flavio, allora noi oggi ti abbiamo invitato perché, così chiacchierando un po' io e te, ci accomuna un po' questa passione, la passione per alcuni tipi di film, di animazione, magari non classici film di animazione Walt Disney, ma quelle per persone un po' più grandicelle. Quindi oggi mi avevi detto che volevi parlare appunto di un film e poi dopo anche di un fumetto che ti ha appassionato. Quindi lascio un attimo a te la parola per consigliarci intanto vedi tu da che cosa vuoi iniziare, se dal film o dal fumetto, e ci facciamo due chiacchiere insieme. Sì, ma io sono sempre stato appassionato appunto di fumetti, il disegno è un po' il mio hobby, il modo che ho così per rilassarmi. E i film d'animazione, che sono dei cartoni animati che però non sono rivolti a un pubblico di giovanissimi, di bambini, okay, ma sono soprattutto per le persone grandi, sono un mezzo, secondo me, d'espressione artistica e alternativo al cinema, e ci sono veramente dei bellissimi film, sia moderni che più vecchi, anche perché forse è un mezzo artistico d'espressione, uno dei primi che sono nati, no? Forse ancora prima del cinema, i film d'animazione, non so, fatti con la tecnica per esempio dello stop motion, c'erano già, quindi secondo me è vero. Sono molto belli, ecco.
Devo dire che piacciono molto. Devo dire che lo stop motion è quello che io adoro di più, perché vabbè, al di là che adesso quasi tutti lo stanno riprendendo, gli ultimi Tra magari spiega velocemente che cos'è per quelli meno sul pezzo. Lo stop motion è una sequenza di fotogrammi, di illustrazioni che uno dietro l'altro fa camminare, fa saltare, fa animare la scena e il cartone animato. In Italia utilizziamo la metrica che per fare un secondo di cartone animato ci sono 25, da 24 a 25 miniature, come fotogrammi per fare un secondo. Forse magari è più esperto il nostro ospite rispetto a questa cosa qua, però noi come biblioteca te lo diciamo perché lo volevo dire, perché come biblioteca noi facciamo i laboratori di animazione, perciò facciamo piccoli cartoni animati utilizzando lo strumento dello stop motion, e devo dire che ancora oggi è affascinante. Io sono d'accordo assolutamente con te. E poi adoro anche, come dicevi tu, il cinema d'animazione per più grandi. Ah, bene, non lo sapevo che fate questa attività. Beh, poi magari gli giriamo qualche cartone animato che hai fatto. Volentieri. Ci dai il tuo parere. Perché no? Però adesso che parliamo... appunto, volevo chiederti che film ci volevi consigliare. Ma film che mi viene in mente, che mi è piaciuto tantissimo, che è da consigliare, è Persepolis, per esempio, che è un film iraniano, un film d'animazione iraniano con dei disegni molto semplici, però veramente, veramente appassionanti, fatti bene, è disegnato bene. Poi naturalmente la storia è bellissima, e oltre a raccontare la storia personale di un personaggio dell'Iran, racconta anche un po' la vicenda storica, anche se vista magari da un punto di vista un po' onirico in alcuni casi, però veramente bella, dell'Iran e di tutta la sua travagliatissima storia, che ancora adesso naturalmente sono incasinatissimi. Sì, purtroppo ne hanno avute, ne hanno passate tante. E mi pare ci sia anche un libro illustrato di Persepolis. Sì, il fumetto. Mi ricordo bene. Sì, dovrebbe essere un fumetto. Infatti credo che sia nato prima il fumetto e poi dopo il film. Sì, questo sì, qui sì, veramente sì. Lo consiglio perché a me è piaciuto un casino. Sì, l'ho visto anch'io e confermo. Un altro film di cui parlavamo ieri, Flavio, che abbiamo visto tutti e due, che comunque è sempre un po' di quella zona del Libano, era Walzer con Bashir, che abbiamo visto tutti e due, che ci eravamo detti che avremmo consigliato anche questo. Sì, anche questo è bellissimo. È un po' forte come tematiche perché affronta proprio il tema della guerra che ci fu tra Israele e Libano, se non mi sbaglio, quindi è molto drammatico, però fatto veramente bene, con una tecnica molto particolare, più moderna probabilmente di Persepolis, e anche qui la sceneggiatura è bellissima, le musiche sono molto belle, e anche questo lo consiglio, mi è piaciuto molto. Sì, è vero, bello. È vero. E quando, tu, quando... Francesco, l'hai visto? Allora, non Persepolis sì, e mi piace un po' questo modo di raccontare, perché non è solo, secondo me, stop motion, ma c'è anche una serie, diversi sono i modi per raccontare l'animazione di Persepolis. Ma invece Walzer con Bashir è bello perché mi piacciono molto i colori, secondo me, di un cartone per adulti devono essere così, questi
questi chiariscuri evidentissimi, questi i toni di grigio pazzeschi. Secondo me, per gli adulti l'animazione deve essere fatta in un certo modo, non può essere allegra, brillante, solare, con i colori che ci sono, che si utilizzano per i bambini. Mi piacciono molto, perché poi va bene, se non erro Persepolis è stato anche candidato ad un premio Oscar, cioè noi stiamo parlando di capolavori, stiamo parlando di come dire, di film che hanno fatto la storia del cinema d'animazione per più grandi. Però io volevo fare una domanda al nostro ospite: ma dei manga e degli anime cosa ne pensi? Perché io, secondo me, cioè, non lo so, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Però, per esempio, io, appassionato di animazione, quando mi sono avvicinato agli anime, alcuni mi sono piaciuti tantissimo, altri un po' di meno. Tu cosa ne pensi? Ma io, diciamo che mi sono sempre appassionato di più al fumetto e all'animazione così, non proprio giapponese, ma magari di più quella francese, belga, italiana. Però devo dire che anche i manga sono veramente belli, sono fatti bene. E, per esempio, un film d'animazione manga che mi è piaciuto tantissimo, che consiglio a tutti, è Akira, che è di qualche anno fa, però sempre molto attuale, molto bello. Sì, Akira è pazzesco. Io devo essere sincero, ho provato a vederlo una volta, alla fine ero un po' bollito, alla fine di Akira. Ci devo riprovare, però anche lì ci sono dei disegni, delle scene, tutto abbastanza onirico, particolare. Veramente, almeno una volta bisogna provare a vedere Akira. Poi o piace tantissimo o sì, meno, però almeno una volta, non so se tu l'hai visto, Francesco, sì, provalo. No, l'ho visto, ma voi se... Allora, Akira è un manga che solo a sentire il genere uno capisce se vederselo o meno. Akira è di genere cyberpunk, perciò già immaginate punk, cyber insieme cosa può venire fuori. E devo dire che è proprio così, è un cyberpunk, per come uno intende le parole unite. E poi mi piacciono anche lì i colori, no? Ci sono sti bianchi e neri, ma ci sono anche questi rossi accesi, cioè i colori sono fondamentali, sono fondamentali per distinguere la fascia d'età a cui viene proposto, un cartone. Sì, è vero, infatti alcune scene che sono di cartoni animati, di animazione, sono talmente forti perché vengono associate a determinati colori, a determinate chiaroscuri, che alla fine ti rimangono in mente. A me sono rimaste in mente alcune scene di, come abbiamo detto, di Walzer con Bashiro, alcune scene anche, c'è un cartone animato adesso così, saltando da una parte all'altra. Di 10 metri da una parte all'altra, anche alcune scene di Pulp Fiction, di Kill Bill, dove ci sono alcune scene di cartone animato, anche lì sono delle scene fortissime che alla fine ti rimangono in mente, come dicevi tu, i colori, le sfumature, sono assolutamente d'accordo con quello che avete detto. Io però voglio fare l'ultima domanda e poi mi taccio e vi lascio all'intervista. Però se penso al fumetto, essendo italiano ed essendo nato negli anni 70, io sono vissuto con Topolino all'inizio, e poi, diventando un po' più grande, ho maturato il mio essere appassionato di fumetti con il meraviglioso Diabolik. cosa ne pensate? Vai Flavio, inizia tu. Diabolik, a me, non so perché poi alla fine sono gusti molto personali, non mi è mai piaciuto. Il fatto che fosse colorato con i retini così era una cosa che non so perché, non l'ho mai digerito tanto. Io invece, quando ero ragazzino, ero appassionatissimo di Asterix. Con Asterix penso di averli letti tutti, anche riletti a volte. Sono cresciuto praticamente.
No, io devo essere sincero, Topolino ho sempre fatto un po' fatica, ma perché, cioè, fondamentalmente non sopportavo Topolino, mi dava sui nervi, quindi facevo un po' fatica, però per esempio Dylan Dog ci sono stati tanti, per parecchi anni tutte le settimane aspettavo l'uscita, no, mensile, mi sembra che fosse mensile, no? Tutti i mesi aspettavo l'uscita di Dylan Dog, le storie, bello, i disegni, bello, alcuni bello. Periodi di Dylan Dog erano veramente, veramente fantastici. E Flavio, tu invece, sempre così chiacchierando qualche giorno fa, mi dicevi che avresti voluto consigliare come fumetto un fumetto che si intitola Caboto. Dici due cose su questo fumetto, che io sono andato a guardarmelo, è effettivamente molto particolare, esce un po' dai soliti canoni di fumetto che uno si può immaginare. Sì, cioè, ne sono tantissimi di fumetti, uno più bello dell'altro, però Mazzotti in particolar modo per me è un grande, un vero artista, perché lui è quasi a livello pittorico, no? E quindi ha una capacità di disegnare veramente pazzesca e di coinvolgere anche il lettore in storie bellissime. E questa qui, appunto, di Caboto è anche parte da una vicenda storica, quindi racconta proprio la storia di questo esploratore. E secondo me sono bellissimi veramente i colori, le ambientazioni, le atmosfere che riesce a ricreare. Tutto a matita, a volte magari con pastelli a cera, sì. Veramente bravissimo, lo consiglio. Caboto, ma poi lui ne ha fatti anche moltissimi altri, anzi recentemente, se non sbaglio, ha fatto anche un film d'animazione che si intitola una roba tipo Quando gli orsi sbarcarono in Sicilia, una cosa del genere. Non lo sapevo, però sono andato a vedermi alcune tavole di questo fumetto che dicevi, in effetti sì, sono quasi alcuni disegni sono veramente incredibili. Che poi mi sono letto un po' di recensioni, lui si richiama a dipinti del 500, del 600, da Caravaggio a Velázquez, e consiglio a tutti di fare un giro su Google e scrivere Caboto il titolo, Mazzotti l'autore, e verificare che quello che stiamo dicendo, sono veramente dei dipinti, dei disegni molto particolari e molto belli soprattutto. Quindi Fra, c'hai un compito, di Caboto, come ci ha anche anticipato il nostro Flavio, ne conoscevo la storia come avventurier, cioè nel senso uno che ha fatto, non so se la circunnavigazione dell'Africa, adesso ha fatto qualcosa, e sono andato a vedere anch'io, ed è uno che era nato in una a Gaeta, ma poi era stato adottato dalla città veneziana, che era la città per eccellenza degli esploratori, dove partivano le navi, i transatlantici del 400, del 500, ed era, perciò sicuramente sarà il mio prossimo impegno leggere almeno qualche fumetto su Caboto. E bene, io Flavio lo ringrazio, perché veramente ci ha aperto gli occhi rispetto a quelle che sono le avventure attraverso l'animazione e attraverso anche questi fumetti che ci ha consigliato, tra l'altro e peraltro i nuovi, anche se non sono nuovi per l'editoria, per noi sicuramente, e lo ringraziamo per il tempo, perché veramente esperti così di animazione, di fumetti, ce ne sono pochissimi, perciò grande Elios e bravo Flavio. Lo ringrazio anch'io Flavio, perché come dicevi te Fra, non è semplice riuscire a parlare di film d'animazione, fumetti, perché magari coi libri è molto, molto più semplice giocarsela, invece coi fumetti è un pochino più complesso, però ci ha dato tanti spunti, tanti titoli magari non straconosciuti, ma che sicuramente vale la pena andare a guardare, sia film che fumetti, andare a sbirciare tra le pagine dei fumetti che ci ha consigliato Flavio. Flavio, anch'io ti ringrazio, e chissà che magari ti rinvitiamo un'altra per un'altra puntata.
Va bene, grazie a voi. Grazie Flavio. No, molto volentieri. Grazie a voi, grazie ragazzi. Di cuore. E il prossimo brano. Che bella chiacchierata che ci siamo fatti con Flavio, ci ha raccontato un sacco di cose interessanti che, di cui ammetto che non le conoscevo. Per esempio il fumetto che ci ha raccontato Caboto, vale la pena, come dicevo, di andare a curiosare e darci un'occhiata. Bravo, bravo, anche come nel dettaglio dell'animazione è stato un ottimo consigliere Flavio, perciò veramente poi tu alla fine dirai, no giusto, racconterai le cose che sono state consigliate in questa trasmissione, no? Come al solito, perciò sì, prenderemo sì. tutti appunti. E adesso tu cosa mi vuoi raccontare? Ce l'hai un... Sì, guarda, prima di dare anche noi un consiglio ai nostri ascoltatori su un film, volevo tranquillizzare tutti quanti, nel senso che mentre chiacchieravamo con Flavio ci hanno scritto in centinaia di persone preoccupatissimi per Erika, ma dov'è? Dov'è finita? Perché non c'è? Allora, state tutti tranquilli, volevamo dirvi che oggi Erika ha preso un giorno di ferie, quindi avrà avuto sicuramente cose interessantissime da fare, tipo andare dal parrucchiero, chissà che speriamo, cosa si è inventata. Speriamo che chiuda, che finisca prima della chiusura della nostra trasmissione, così magari passa solo per un saluto. Però voleva, hai ragione, hai fatto bene, ma soprattutto bravi i nostri radioascoltatori che si ricordano dei conduttori di questa trasmissione e anche il momento di Erika che oggi è mancato. Sì, ci proviamo. Noi prima della fine della trasmissione proviamo a farci salutare da Erika se ci riusciamo, altrimenti la risentiremo domani. Fra una cosa al volo, prima del prossimo ospite, che pensavamo anche noi di consigliare un qualche cosa ai nostri ascoltatori. Un po' di tempo fa, qualche mese fa, avevo prenotato, un utente aveva riportato in biblioteca un film, mi era capitato in mano, mi aveva incuriosito la copertina, ho detto ma sì, provo a guardarmelo. Questo film si intitola Your Name di Shin Kai, che vabbè, io magari non sono espertissimo, mi piacciono questi film, però non sono espertissimo, mi hanno detto essere uno dei più famosi registi di film animazione giapponesi, ed è un film dove i protagonisti sono Taki e Mitsuha, un ragazzo e una ragazza. Una bella mattina si svegliano uno nel corpo dell'altra e cominciano a interrogarsi un po' sul motivo, sul perché sta succedendo questa cosa. Man mano che passano i giorni nasce un vero rapporto di amicizia, di curiosità tra i due ragazzi, che tenteranno per tutto il film di incontrarsi un po' al contrario, uno nel corpo dell'altro. Quindi Your Name, anche perché il titolo Your Name, anche perché c'è l'ossessione quasi di ricordarsi il nome dell'altra persona, perché ogni sera la magia, diciamo, svanisce. Quindi le provano un po' tutte, si scrivono i loro nomi sulla mano, si mandano messaggi col cellulare, tentano in tutti i modi di comunicare tra di loro. E poi tra di loro nasce anche una sorta di storia d'amore, tutto contornato da una cometa che passa sopra quest'isola del Giappone, che va fermata questa cometa, altrimenti potrebbe succedere un qualche cosa di non dico più niente, se no l'abstract che hai mandato nella condivisione mi fa ridere, perché vedi, sì, il Giappone, sì, questi bravissimi registi, questi personaggi, ma anche le trame dei giapponesi sono sempre un po', io le chiamo strane, perché d'entrare nel corpo, sì, far condividere nello stesso corpo un maschio e una femmina, insomma tutte queste cose qua, però c'è questa parte qua di questo che il Taki ha un lavoro part time in un ristorante italiano, cioè nel senso che l'Italia, sì, è comunque è inserita alla grande nell'idea, negli ideali di chi fa cinema, perciò grande questo
regista. Io però manderei il prossimo brano, perché non vorrei fare tardi oggi, perché abbiamo anche questo pezzo importante, certo, che arriva dopo con la nostra Francesca. Perciò prossimo brano e poi l'ospite. Baby, Baby K, da 0 a 100, il desiderio di quest'estate, del mare, non lo so, Elios, inizia a essere presente in noi, vero? Sì, sono qua che stiamo facendo il conto alla rovescia. Adesso speriamo che non facciano quello che stanno dicendo, che prorogano l'uscita dalla Lombardia per altre 3 settimane. Giuro che se rinviano questa cosa, no, per tutti quelli che vanno ai bar, ai parchi ammassati la sera, li vado a prendere uno a uno, giuro. Però Elios, noi dobbiamo, come dire, eseguire dettagliatamente le regole che ci vengono fornite, perciò nel rispetto della salute di tutti dobbiamo assolutamente ottemperare, perciò noi vedremo. Io spero che ci siano dei numeri che possano veramente far cambiare le idee che si stanno adesso un po' divulgando, però veramente c'è necessità di essere di rimanere sul pezzo, sì, ancora in Lombardia. Ma ragazzi, non dimentichiamo della meravigliosa giornata qua a Biblio Boom, questa mattinata che vede protagonista l'animazione di un certo livello, l'animazione legata all'arte, legata a questi personaggi che rendono belli questi cartoni animati, io li direi quasi fatti a mano. Stamattina con noi ci parlerà di forse del più importante, forse del più grande regista di animazione al mondo, la nostra Francesca. Ciao Franci! Franci? Ciao ragazzi, come state? Eccoci. Ciao Francesca, tutto bene? Tu? Sì, benissimo. Allora, oggi vi parlo... Mi sentite, ragazzi? E avvicinati un po' al microfono. Pronto? Adesso, sì. Mi sentite adesso? Adesso forte e chiaro. Meglio. Okay. Benissimo. Allora, oggi vi porto in Giappone. Siamo già in tema animazione e siamo in tema immaginazione, magia. Vi porto dal più grande, che è Hayao Miyazaki. Molti, quasi tutti direi, avranno visto Lupin, i fantastici cartoni animati di Lupin. Io personalmente ci sono cresciuta, ma oggi vi parlo del più grande, che è La città incantata. Un film d'animazione del 2001 che ha vinto anche l'Oscar come migliore film d'animazione nel 2003, e mi riallaccio a quello che stavi dicendo, Francesco, perché è tutto, ma tutto disegnato a mano da Hayao Miyazaki. Quindi cartoni animati giapponesi di un certo livello, stiamo parlando di arte sostanzialmente. Quest'uomo che ha inseguito il suo e dopo aver studiato economia e giurisprudenza, ha deciso di cambiare la sua vita e di dedicarsi al film d'animazione, che nei primi anni 80 ha aperto lo studio Ghibli, porta un nome italiano, il nome di un aereo, perché appunto il suo sogno era volare, ma non poteva volare perché era miope, e quindi decide di far volare la sua fantasia e i suoi pensieri. Disegnerà anche un cartone animato che si chiama Si alza il vento, che parla appunto di aviazione. Noi ovviamente nel nostro circuito bibliotecario abbiamo sostanzialmente tutte le sue opere, che uno potrebbe passare così frettolosamente dicendo sono cartoni animati, quindi li prendo per i miei bambini. In realtà quello che vi voglio dire è che sono dei film d'animazione di altissimo valore artistico e sono bellissimi da vedere anche per gli adulti. Assolutamente. Sono ricchi di contenuti, hanno delle trame che sono delle fiabe, perché sono veramente delle favole. C'è l'elemento magico, ci sono gli spiriti che rappresentano sempre l'elemento della natura, e anche delle tradizioni dell'antico Giappone che insomma sono state spazzate
spazzate via dalla tecnologia e che tornano con violenza a volte, no? Come nella Città Incantata ci sono questi spettri che animano una città misteriosa, incantata, dove la bambina si addentra con la sua famiglia e dovrà fare i conti con questi spettri. Quindi anche un messaggio molto interessante, perché la natura e le tradizioni, in senso anche un po' del sacro, perché sono sempre gli spiritelli sacri a cui andiamo a pestare i piedi, tornano con forza e ci chiedono di superare delle prove per poter arrivare alla fine della storia. Quindi in questo senso sono proprio delle fiabe a tutto tondo, e quelle di Miyazaki sono delle fiabe che fanno sempre riflettere. Sì, che il tema che dicevi te, Francesca, quello del rispetto appunto della natura, lo troviamo in tantissimi film di Miyazaki. Uno dei miei preferiti, che è Nausicaa della Valle del Vento, sempre di Miyazaki, anche lì c'è questo rispetto per la natura, questo salvare la natura ad ogni costo. E poi si possono trovare questo tema anche in tanti altri suoi film. Il bello è proprio questo, che è pieno di messaggi. E poi adesso una cosa che a me piace molto è che lui si rivolge ovviamente ai bambini, nel senso che, guardate che parliamo di cartoni animati che hanno fatto record mondiali di incassi, di visualizzazioni, quindi lui è un gigante, si rivolge ai bambini, parla ai bambini, ma non è conciliante. Lui è stato definito il Disney dell'Occidente, no? Però a differenza di Walt Disney, lui mostra anche quali sono i disastri che l'uomo combina. Nel cartone animato che tu hai citato mostra già un mondo distrutto dall'uomo, dalle guerre, dall'inquinamento. Quindi è veramente un autore che fa riflettere, non è per niente rassicurante e conciliante. E non dimentichiamo che negli Stati Uniti d'America, dove comunque viene molto apprezzato, i suoi cartoni animati sono stati molto censurati e tagliati. Quindi, come dire, tante volte anche con un animato. Sì, Francesco. No, nel senso, volevo tornare un attimo. Pronto? Perché mi senti, Franci? Noi ti sentiamo. Ok, no, volevo un po' tornare perché volevo dire anche il mio preferito di Miyazaki e il mio vicino Totoro, proprio perché per legato all'ambiente. E sono questa famiglia che per stare vicino alla mamma si trasferiscono in campagna, e c'è questo elemento che è il soprannaturale che avvicina queste bambine alla natura. È una roba meravigliosa, colori, lì è un mio punto di vista, ecco perché è il mio preferito. Lì secondo me si è superato anche in questo cartone animato, in questa pellicola. E come dire, Franci, è un artista, lo possiamo definire un artista? È un grande artista, secondo me. Tra l'altro in Totoro ci sono elementi autobiografici, perché lui ebbe sua madre malata e quindi riporta questi elementi. Poi infatti ha detto che lui ha voluto mettere due bambine perché sennò gli sarebbe venuta troppa malinconia. Sì. Però questo elemento di tornare alla natura, cioè c'è sempre l'elemento di chi dalla città torna alla natura e viene investito dallo spirito magico sacro della natura, che è sempre qualcosa di imprevisto. Bisogna assolutamente consigliarlo, Franci, perché veramente ho in mente, ce l'ho fissa l'immagine alla fermata dell'autobus, le due sorelle con questo mega gattone, con la pioggia, un ombrello tutto a cartoccia. Però è impossibile raccontare, bisogna vederlo, perché proprio come dici tu, si esprime un'arte pazzesca. Sì, è proprio la capacità dell'artista, è quello che con un'immagine, senza essere mai didascalico, riesce ad affascinarti, a trascinarti nella storia, a trascinarti nella bellezza delle sue immagini disegnate una a una di persona, e poi con tutto uno scuolo di suoi assistenti e dello studio Ghibli. Però lui ti riesce a trascinare e a trasmettere in maniera inequivocabile il suo messaggio senza mai annoiarti.
Sì, che poi... cose che vi sto dicendo in maniera noiosissima, lui te le dice facendoti spalancare gli occhi dalla meraviglia. Ecco. Sì, che volevo dire che poi in, tra i tanti film di Miyazaki ce ne sono alcuni magari un po' più, passatemi in termini, difficili, tipo La città incantata, Il castello errante di Or, dove è un po' complesso stare dietro alla trama, ogni tanto magari si rischia di perdersi. Ci sono altri film invece, tipo Il mio vicino Totoro, Ponyo, mi viene in mente anche Ponyo, che è bello proprio guardare, o Kiki consegna a domicilio anche, che è bello poterli guardare anche con i più piccoli, provare a far avvicinare anche i più piccoli a questo mondo, che è un mondo diverso di cartoni animati. Non stiamo parlando della del Disney, Pixar, è un qualche cosa di diverso, di assolutamente meraviglioso, e però appunto ce ne sono alcuni che sono veramente adatti anche da provare a far vedere ai più giovani. Anche perché... No, scusami Franci, anche perché esprime, come dire, attraverso questa giovialità di guardare insieme un cartone, passano messaggi, lancia messaggi pazzeschi. L'ambiente, veramente, vedendo uno dei suoi film, quelli più legati all'ambiente, il messaggio passa, e secondo me ci apriamo tutti ad una sensibilità maggiore rispetto al tema. Questo è affascinante di Miyazaki. Esatto, cioè lui ti comunica questo messaggio in maniera fluida, scivola via, tu te lo guardi con passione, però poi ti viene veramente voglia di andare nel bosco. E la cosa bella è che appunto lo puoi leggere e sfruttare a più livelli, dal bambino piccolo che rimarrà incantato dai disegni stupendi all'adulto che farà altre riflessioni, ma a tutte le età si può apprezzare questo autore, ecco, questo è il bello. Assolutamente. Un'altra riflessione che non so se condividete, riesce a rendere il brutto bello, perché se poi vedete i personaggi un po' strani, no? Che poi prendono anima, diventano animati, anche i brutti che raccontano sensibilità, che portano rispetto, diventano dei personaggi belli. Perciò c'è anche la concezione di vedere dal punto di vista delle emozioni il personaggio, e non solo dall'aspetto estetico. È importantissimo questo che stai dicendo, tanto è vero che c'è Porco Rosso, che uno pensa il porco, il maiale. Si intitola proprio così, Porco Rosso, è la storia di questo aviatore italiano, tra l'altro, che per motivi inspiegabili si trasforma in un maiale e combatte i fascisti. Quindi lui non sceglie gli eroi, gli protagonisti che sono forti, ma americano succede. Infatti hanno cercato tante volte di modificare i suoi film, le sue locandine, questo ideale di forza, supereroe, eccetera. Lui si sceglie un eroe che magari non è canone estetico, è brutto. È l'animale, tanti animali sono nelle sue fiabe animate. Quell'animale che non è mai quello che ha più appeal, quello che ha più fascino, è quello che viene deriso, e per lui diventa l'eroe. Questo è un capovolgimento interessantissimo. Sì. Allora Franci, ci rimane un minuto. No. Ah, dai, vai Elios, perché poi voglio fare una domanda a Francesca. Aggiungere una cosa rispetto a quello che avevi detto te: spesso e volentieri la natura stessa, così tanto cara a Miyazaki, la natura che si ribella alle atrocità commesse dall'uomo è disegnata come qualcosa di mostruoso, che fa paura, che spaventa, se non poi alla fine ci si rende conto che il vero mostro non era la natura, ma nel caso dei suoi film spesso e volentieri è l'uomo, e c'è questo capovolgimento di personaggi, quelli che sembrano cattivi e malvagi all'inizio, alla fine sono quelli che diventano buoni, da rispettare e da salvare. Allora Franci, posso dirvi un'altra cosa bellissima? Sì. Che lui tante volte parte dall'esatura, quando ha chiesto a un bel artista a disegnare, e non sa dove finisce la storia. Questa è una grandissima cosa. Lui non mette a tavolino, dice adesso facciamo una storia così che no, la vendiamo, no, lui comincia e la nella narrazione,
non si vede il lavoro, una storia che diventerà un cartone animato. Che bello. Quindi, se non è un artista lui... Che bello. Allora, Franci, scusa, due film assolutamente da vedere, cioè sono da vedere tutti, però dacci due pellicole di due cartoni di Miyazaki che tu assolutamente consigli e perché. E poi chiudiamo, siamo in ritardo. È incantata che è il più grande, secondo me, e come hai detto tu, il mio vicino Totoro, perché è più accessibile. Bambini, se me ne chiedi due, ti dico questi. Ok. In realtà poi non resisto, ti dico nel cielo che sta levante di out, però questi due andate di sicuro. Ok, va bene, allora grazie come al solito Francesca, puntualissima con l'argomento e con il suo, come dire, modo di raccontare. Grazie per quanto dedichi alla nostra radio e per quanto lavori, perché questo è lavoro per Francesca, cioè nel senso che dare dei comi, l'abbiamo chiamata quando Ellis? Ieri l'altro, è uno dei suoi registi preferiti, però l'abbiamo chiamato e dice: Franci, ciao, ascolta, ma di animazione ci sì, non vi preoccupate, ci penso io. Grande Franci. Grazie ragazzi, vi volevo lasciare con un brano che non so se abbiamo. Sì, ce l'abbiamo. Non ho scelto proprio un brano delle colonne sonore di Miyazaki, ma sempre di un grande artista giapponese che è Yuichi Sakamoto, che è l'autore della colonna sonora di un film di un altro grande regista giapponese che è Nagisa Oshima. Il film si chiama Furio Merry Christmas Mr. Lawrence e questa è la colonna sonora. Quindi vi porto nella magia del Giappone cambiando autore. Ciao Franci! Ciao, grazie! Un grande momento qua a Biblio Boom legato all'animazione. Grazie Franci, sei stata bravissima, veramente. Ci hai dato spunti e hai ricordato anche quanto l'arte può essere raccontata in modo diverso. Noi crediamo veramente, come dicevi anche tu Franci, che Miyazaki è un grande artista. Sì, potrebbe, per chi poi è appassionato si potrebbero fare 10 puntate solo su di lui, perché ha fatto tantissime cose e veramente tutte molto molto interessanti. Adesso invito i nostri ascoltatori a prepararsi con carta e penna, perché oggi diremo un sacco di titoli da segnarsi e da prenotare per noleggiare in biblioteca, insomma. Quindi preparate carta e penna, che tra poco li smarmelliamo. Allora, che meraviglia oggi, ragazzi, perché veramente anche attraverso il cinema d'animazione siamo riusciti a raccontare un po' la nostra biblioteca. Tanti sono i materiali disponibili di quelli che vi abbiamo consigliato oggi. Poi Elios farà una carrellata da qui a poco, perché siamo quasi giunti alla fine. Erika la incroceremo domani mattina con tutte le novità del weekend per Facebook della biblioteca, delle civiche biblioteche di Sesto San Giovanni. Perciò Elios, se sei pronto partiamo con la carrellata. Sì, sono pronto. Solamente una cosa, domani mattina appunto con Erika poi vi diremo anche la nuova programmazione di BiblioBoom che partirà dal mese di giugno in poi, però facciamo tutto domani, che è l'ultima puntata della settimana. Allora, pronti via, un fumetto consigliato da Flavio è Kaboto. Poi film abbiamo Walter con Bashir, Persepoli e Akira. Poi il film che ho consigliato prima si intitola Your Name. Di questo film, mi sono dimenticato di dire, potete noleggiare anche i fumetti. C'è anche il fumetto in 3 volumi, potete noleggiare, prendere in prestito anche il fumetto di Your Name. Francesco ci ha consigliato tutta una serie di titoli di Enzo Dalò, primo tra tutti Momo. Poi abbiamo parlato di Miyazaki con Francesca e abbiamo citato Castello Errante di Hall, Città Incantata, Nausicaa della Valle del Vento, Il mio vicino Totoro e io ce ne aggiungo un altro per i più piccoli che è Kiki consegna a domicilio. E vedrete che
rimarrete entusiasti di scoprire il grande disegnatore Miyazaki. Fra, che dire, abbiamo detto tutto, credo. Abbiamo detto tutto, ringraziamo coloro che sono rimasti fino all'ultimo con noi qua a Sesto Network. Volevo ringraziare anche chi si sta preparando per la puntata di domani. Domani andiamo in giro per l'Europa con la nostra Antonella da Londra e Barbara da Lisbona, e poi domani novità rispetto a tutto quello che è in programmazione per questo fine settimana con Erika. Abbiamo altri ospiti domani? Abbiamo Erika, gente in giro per il mondo, e poi non svegliamo più, i segreti di questa della puntata di domani. Perciò, ragazzi, adesso veramente abbiamo riflettuto tanto sull'ultima canzone da mandare, però Shakira non poteva che non chiudere questa bellissima trasmissione in allegria, dai. Elios, perciò sì, ricorda un po' i cartoni animati anche lei. buon giovedì e appuntamento domani dalle 10:30 alle 11:30 su Sesto Network con Biblio Boom. Ciao.